Allora, buonasera a tutti quanti, buonasera anche del vostro interesse e della vostra partecipazione questa sera. Questo è un breve webinar, ho cercato di tenerlo un pochettino più breve del solito, in modo tale che se ci fossero delle domande sono in grado di rispondere senza sforare, possibilmente come al solito, i 60 minuti. È un piccolo webinar diciamo così, in presentazione del corso, anzi dei tre corsi in realtà che stanno partendo nel mese di novembre, particolarmente settimana prossima parte il corso teorico-pratico, diciamo, sull'inglese e DSA, e poi partiranno più avanti a settembre dei corsi più operativi. Ma la piccola domanda, piccola, insomma, per modo di dire, comunque la domanda a cui vorremmo provare a tracciare una risposta questa sera è come insegnare l'inglese ai bambini dislessici, che è così una domanda molto molto grossa, ma io ho cercato di scomporre questa questione e cercare di affrontare soltanto un lato di questo grande problema. Sappiamo tutti quanti che gli studenti con dislessia trovano normalmente difficile la lingua inglese. Alla base di questa difficoltà ci sono molti fattori, non tutti quanti imputabili alla dislessia, è importante dirlo. Poi particolarmente lo studente che ha una diagnosi di dislessia ha delle difficoltà linguistiche, ok? Quindi se il DSA normalmente ha un quadro composito, complesso, dove entrano una serie di componenti, diciamo, legate alle funzioni esecutive, legate alla componente psicologica e mille altre cose, noi questa sera però vogliamo soffermarci un po' sulla radice linguistica del problema. Quindi perché l'inglese può essere difficile per una persona che ha dislessia dal punto di vista strettamente e squisitamente linguistico. Ok? Quindi qual è il punto linguistico di difficoltà? Poi certamente questo non risolve il nodo dell'insegnare l'inglese a un dislessico e tantomeno dell'insegnare l'inglese a un DSA, proprio perché, come abbiamo detto, è molto difficile trovare quadri puri. Tuttavia, diciamo così, la mia proposta è questa: poiché noi vogliamo arrivare ad una personalizzazione dell'approccio, per arrivare ad una scelta strategica dobbiamo scomporre il problema. Dobbiamo scomporre il problema per affrontarlo un pezzo per volta, a comprendere un pezzo per volta per trovare una soluzione a tutti gli angoli del problema. E quindi oggi parliamo di quello che è l'angolo linguistico, sostanzialmente. Ok, vado alla presentazione, vediamo se riesco ad essere un pochino più breve del solito, in modo tale che poi, se volete, possiamo affrontare la questione anche da un punto di vista di dialogo. E di botta e risposta Cosa vi di ricordo il domanda. corso in Partenza, è un corso di 20 ore, di queste 28 sono in diretta, che si terranno in 4 lezioni da 2 ore ciascuna, rispettivamente nelle date del 14, 21 e 28 novembre, più il 5 di dicembre, quindi 8 ore. Sono in diretta, sono ore che poi vengono registrate e poste in piattaforma insieme alle altre 12 ore che invece sono già in asincrono, ovvero sia in piattaforma si trovano altri materiali, altre lezioni che sono già state registrate e che quindi potete trovare già lì sostanzialmente. Secondo che devo ammettere una persona. Ok, il prezzo è 200 euro ed è pagabile con la carta. Non so se avete già ricevuto la mail di oggi, in realtà il mese di novembre è il mese, diciamo così, delle promozioni per noi come per tutti, quindi sarà possibile avere degli sconti particolarmente per chi decida di prendere questo corso insieme ai corsi più operativi, gli altri due che partiranno nel mese di novembre, oppure se vuole iscriversi insieme ad un collega. In ogni caso, diciamo che è un mese dove si può effettivamente risparmiare parecchio ed è interessante perché i materiali restano a disposizione per sempre, per cui anche se uno ne acquista due adesso e non ha tempo di farli tutti e due, se li ritrova lì a disposizione sempiterna. Ecco. Finito il momento comunicativo, andiamo al momento, diciamo così, di contenuti.
Dislessia. Allora, che cos'è la dislessia? Vado veloce perché sono cose che come insegnanti sicuramente sapete e vi hanno raccontato in tutte le salse. Allora, è una difficoltà, una condizione di origine neurobiologica, ok? Quindi parliamo di una difficoltà che può essere condizionata dallo scarso allenamento, da una difficoltà socio-economica, eccetera, eccetera. Però la dislessia in sé è una condizione, se verificata, è una condizione che effettivamente ha origine in un funzionamento atipico del cervello. Questa è una cosa importante da capire. Poi vedremo in che senso il cervello linguistico fa delle cose in una certa maniera anziché in un'altra, e questo come può effettivamente dare origine a una difficoltà nel leggere e in altre funzioni prettamente linguistiche. Quindi una difficoltà neurobiologica che comporta, e questo è un pochino il sintomo che noi riscontriamo, una certa difficoltà nel leggere, ok? Quindi nel processo di decodifica. Sappiamo che la scrittura è un processo simbolico, ok? Dove ad un certo disegno, un certo simbolo corrisponde un certo suono, ok? Una letterina rappresenta un suono. Questo processo, nonostante ci sia davanti a noi un bambino perfettamente intelligente, questo processo risulta difficoltoso. Risulta difficoltoso sia nella sua parte di codifica simbolica, quindi di codifica, quindi nello scrivere, sia nella sua parte di decodifica simbolica. Proprio questo processo di simbolizzazione, di mettere insieme, risulta effettivamente faticoso per questi bambini, nonostante non ci sia effettivamente nessuna giustificazione di tipo intellettivo a questa difficoltà. È una difficoltà linguistica, ok. Purtroppo da questa difficoltà linguistica, ok, conseguono tante conseguenze. Sicuramente una certa frustrazione e demotivazione del bambino intelligente che non riesce a fare le cose come gli altri, senz'altro, ma andando nello specifico, comporta difficoltà nel processo semantico della lettura. Quindi, al di là della decodifica, poi il bambino ha difficoltà nel estrarre il significato dal testo e quindi imparare, trarre, imparare le informazioni. Ovviamente questo significa sia una difficoltà di tipo linguistico, ovvero sia questo bambino non arricchisce mai il proprio lessico, non viene mai esposto alla forma scritta della lingua, che è una forma diversa dalla forma parlata, ne parliamo dopo, ed è estremamente preziosa per acquisire una lingua straniera, no? Anche la lingua nostra madre, essere esposti, esporsi, automatizzare la fruizione della lingua scritta vuol dire fruire modelli, ok? E questa cosa resta sempre in qualche maniera difficoltosa. Quindi il bambino linguisticamente ne resta depauperato se non fa abbastanza esercizio. Ma non c'è soltanto questo aspetto, c'è anche l'aspetto che non riesce, che tutto lo studio, specialmente lo studio superiore, si basa sulla fruizione di testi scritti. Quindi sostanzialmente il bambino, il ragazzo, fa fatica a studiare, fa fatica a imparare, fa fatica a progredire nella sua storia scolastica sostanzialmente. Perché? Perché lo scarso desiderio di leggere e quindi lo scarso esercizio sostanzialmente comporta il fatto che le strategie facilitanti non vengono scoperte in primo luogo e successivamente implementate. Noi tutti abbiamo fatto fatica all'inizio a leggere, ok? Poi, mano a mano che abbiamo cominciato a leggere di più, il nostro cervello ha imparato le strade per leggere. Siamo diventati più bravi a leggere, siamo stati più veloci a leggere, siamo stati più efficienti a leggere. Certo, senza quell'esercizio, purtroppo la strategia non l'acquisiamo, ok? E non diventiamo automatici, non diventiamo veloci. Continuiamo a fare tutti quegli errori che derivano dallo scarso automatismo, un pochino come quando andiamo in bicicletta per la prima volta, non siamo automatici e sostanzialmente continuiamo a cadere. Ecco, poi quando impariamo non ci pensiamo neanche più e in bicicletta andiamo dritti. Purtroppo con poco esercizio si resta sempre lì. E come dicevo prima, il fatto che dal punto di vista linguistico, perché siamo insegnanti di inglese, di una lingua, il fatto che il bambino si esponga poco a frasi scritte, non è soltanto che leggi poco, che peccato, ma è il fatto che continua a essere esposto ad una forma del linguaggio, che è soltanto quella orale, che è una forma del linguaggio parziale, in un certo senso, perché quando noi siamo in grado di leggere, siamo in grado di essere esposti ad una frase completa, corretta, molto più spesso che non quando siamo esposti al linguaggio parlato, dove il parlato per sua natura è un linguaggio più frammentario.
okay? Con molti più errori, con meno completezza in qualche modo. Quindi sostanzialmente una difficoltà di tipo linguistico che si ferma lì, no, non si sviluppa, non sviluppa il linguaggio. Ma qual è il punto di tutto? Allora, sono andata, questa non è una definizione di dislessia presa da chissà che testo medico, è la definizione di Wikipedia, perché anche banalmente dalla definizione di Wikipedia si arriva al Busillis sostanzialmente. Cos'è che dice Wikipedia? Dice che è una specifica disabilità dell'apprendimento ed è caratterizzata dalla difficoltà di leggere in modo accurato, e che queste difficoltà sono tipicamente causate da un deficit nella componente fonologica del linguaggio. Ok, quindi la frase sottolineata, a mio avviso, spiega già assolutamente tutto. Qual è il punto della dislessia? C'è una lezione di Jonathan Nustella bellissima, che eventualmente, se vorrete, me lo metterò poi questa sera quando mando la registrazione, dove spiega che il punto linguistico della dislessia è una carente rappresentazione o discriminazione metafonologica, cioè il punto è che per motivi neurobiologici il cervello del bambino con dislessia non riesce a fare che cosa? A discriminare, riconoscere, ok? Recuperare in modo efficiente i suoni della lingua. Chiaro che quando è arrivato in prima elementare, probabilmente quando parliamo in italiano, di questa cosa ormai non ci accorgiamo più. Perché? Perché l'italiano è una lingua nella quale questo bambino si è esercitato moltissimo. Lui ha cominciato a sentire la lingua madre, quale che sia, insomma, ancora nell'utero materno. Ed è stato esposto a questa lingua per virtualmente 24 ore su 24 per un tot di anni. Ok, quindi se anche nell'esordio del linguaggio ha avuto un ritardo, ha avuto un problema, è un problema che dal punto di vista del parlato risulta compensato. Quando noi cominciamo a insegnargli a leggere e scrivere anche in italiano, allora lì effettivamente le vecchie radici del problema cominciano a venire fuori. Okay. Se noi dobbiamo insegnargli l'inglese, dobbiamo avere a che fare non solo con un cervello che per motivi neurobiologici ha una scarsa, come possiamo dire, una scarsa efficienza nel processare le lingue in generale, ma anche e soprattutto con una lingua poco esercitata, poco automatizzata, a cui il bambino è stato poco esposto e che incidentalmente, purtroppo, è anche una lingua fonologicamente molto più ricca e complessa dell'italiano. Ok, quindi sostanzialmente la domanda prossima, credo che siamo tutti quanti d'accordo. Allora, se io vi chiedessi, la dislessia comporta difficoltà, a vostro avviso, solo ed esclusivamente nella lettoscrittura? Cosa rispondereste? Secondo voi la dislessia è un punto della lettura e della scrittura? Chiedo. Interrompo la condivisione così vi vedo, anche se avete la telecamera spenta. Secondo voi la dislessia è una cosa che riguarda la lettura e la scrittura solo? Alla base di tutto, alla luce di tutto ciò che abbiamo detto? No, non credo. No, no, Assolutamente no, ci mancherebbe, magari. sicuramente no. Ok, allora torniamo alla nostra presentazione e vediamo insieme quali possono essere i problemi della dislessia. Ok, è una difficoltà linguistica, originariamente linguistica, spero di essere riuscita a spiegare questa cosa. Origina nei processi neurali con cui vengono percepiti nel nostro cervello i suoni. Processi neurali, non stiamo parlando che ci sente poco bene, ma che il suono viene interpretato poco bene, discriminato poco bene rispetto al contesto, e se abbiamo due suoni simili si fa fatica a dirne la differenza, si fa fatica a percepirne la differenza, si fa fatica a discriminarli sottilmente, ok? E si fa fatica a elaborare i suoni in parole e in frasi, si fa fatica a recuperarle, queste informazioni linguistiche che comunque sono nel nostro cervello, a recuperarle prontamente. Ok.
È vero che la dislessia molto spesso è un'associazione con altre condizioni neurobiologiche, tipicamente un quadro di SA delle funzioni esecutive compromesse, però effettivamente diventa molto importante, questo sarà uno degli argomenti del corso che comincia settimana prossima, imparare a leggere la diagnosi per capire nell'ambito dei test che i bambini hanno fatto dove è caduto il bambino, perché il test ha una parte effettivamente strettamente linguistica e una parte strettamente legata ad altre funzioni del cervello, per cui noi non siamo coloro che leggono il test, mi correggo, ovviamente non sta a noi correggere il test, però diciamo così, quando nella diagnosi sono indicati, dovrebbero essere indicati i punti nei quali il bambino è caduto, i punteggi che ha avuto nella parte di test inerente al funzionamento linguistico oppure al funzionamento del pensiero visuo-spaziale. Per cui noi effettivamente dovremmo come insegnanti essere in grado di capire se il quadro del bambino che abbiamo davanti è compromesso dove. Ok, può essere un quadro complesso, però molto spesso se abbiamo una diagnosi specificatamente di dislessia, il punto è linguistico. Ok, questo è quello che dicevo prima. Le cause, quindi per un problema che sembra un problema piccolo, il problema della discriminazione e rappresentazione dei fonemi, okay, dei suoni della lingua, hanno a cascata veramente tantissimi, tantissimi effetti. Scarso desiderio di leggere, per esempio, come dicevo prima, ha un effetto, tra virgolette, distruttivo, veramente distruttivo rispetto a tutto quello che il leggere innesca, perché la lettura, specialmente se è una lettura adeguata alla difficoltà, è uno stupendo strumento di acquisizione del linguaggio. Crash ne ha parlato lungamente, ha tutte le caratteristiche per diventare uno stupendo modulo di trasmissione di una lingua straniera, specialmente nel caso in cui, e ci capita in continuazione, quello che viviamo noi, non abbiamo molta occasione per parlare la lingua straniera. Allora la lettura accompagnata dall'ascolto è uno stupendo strumento per acquisire nuovo vocabolario, per essere esposti alla lingua nella sua forma completa, per avere una dimestichezza con dei modelli linguistici. Il punto è sostanzialmente questo, il punto è questo, che un piccolo, come possiamo dire, un piccolo problema, che sembra un problema assolutamente, come possiamo dire, trascurabile, no? Del nostro cervello. Pensate che noi non siamo nati, non ci siamo evoluti particolarmente per leggere e scrivere, quindi è un piccolo difetto che accade in un cervello, ok? Di discriminazione sottile dei suoni. È un difetto che sostanzialmente nella lingua nella quale siamo esercitati, nella nostra lingua natale, non ci comporta grosse difficoltà perché un bambino dislessico, lo sapete perfettamente, è assolutamente in grado di comunicare oralmente nella propria lingua, senza nessun problema. Però il fatto che non riesca facilmente, ma la condizione è superabile, però non riesca facilmente ad accedere alla lettoscrittura, comporta a cascata un'altra serie di altri problemi. Il fatto che, per esempio, non riesca, non possa o non voglia leggere, lo priva di uno strumento stupendo di acquisizione del linguaggio. Specialmente per quanto riguarda la lingua straniera, che non è facile trovare occasioni continue di praticare, sappiamo tutti quanti, non è che proprio la conversazione in inglese la facciamo in continuazione, a meno che non abbiamo un amichetto che parla inglese, il leggere in lingua straniera, specialmente leggere ed ascoltare contemporaneamente tramite un audiolibro, è uno splendido strumento per essere esposti a una lingua scritta, una lingua per modelli, perché la lingua scritta è molto più completa, è molto più corretta. Corretta rispetto alla lingua orale. Per sua definizione, anche se io sono un perfetto parlante, scrivo in maniera più compiuta e completa rispetto a quando parlo, perché la lingua parlata è una lingua inferiore. Quindi sostanzialmente, inoltre, la lingua parlata normalmente utilizza un numero più limitato di parole, ok? Mentre nella lingua scritta normalmente abbiamo la possibilità di accedere a un vocabolario più ampio, ok? Per tutti questi motivi, il fatto che lo studente dislessico non voglia, non possa o non riesca a accedere allo strumento della lettura vuol dire trovarsi sbarrato uno dei migliori strumenti di acquisizione linguistica che abbiamo a disposizione, particolarmente per la lingua straniera, che non viene praticata tutti i giorni in modo orale. Ok,
provo di nuovo ad andare avanti con la presentazione, se no oggi vi abbraccio così perché c'è qualche problema che mi impedisce sia di farvi vedere che avere il microfono aperto contemporaneamente, non so come mai. Vediamo di capire, se abbiamo capito qual è il problema, lavoriamo sulla soluzione. Ok, questo è il problema. La dislessia ha un'origine nella percezione, discriminazione, rappresentazione del linguaggio orale. Detto così, sembra una cosa molto, come possiamo dire, astratta, no? Qualcosa che è lontana dalla nostra esperienza. Perché? Perché noi siamo abituati ad esprimerci normalmente in una lingua che abbiamo completamente automatizzato e non stiamo a pensare che cosa c'è sotto a questa automatizzazione, quali sono le competenze che abbiamo sviluppato da piccolini. Per questo io vi faccio un esempio in un'altra lingua, ok? Questa è la lingua cinese. Nella lingua cinese, come forse voi sapete, ci sono i toni, ok? I toni sono fondamentali per discriminare il significato delle parole cinesi e anche parole che hanno che sono formate dal medesimo fonema, se sono differenziate da un tono, hanno da un tono diverso, hanno un significato completamente diverso. Quindi il bambino cinese impara precocemente, mentre impara a parlare, a distinguere se un tono è ascendente, se un tono è discendente, se un tono è circonflesso, cioè va su e poi va giù, ed è una cosa che impara con la stessa naturalezza con cui noi impariamo a discriminare la differenza tra una F e una B, per dire. Ok, questo semplicemente... Ma. Ok, non so se qualcuno di voi, se non mi fermo particolarmente su questo perché ho già perso un po' di tempo, effettivamente ha orecchio musicale, chi ha orecchio musicale magari è riuscito effettivamente a percepire che ma era diverso da ma o da ma o da ma. Chi lo sa, però il punto è questo, che quando parlo di arrivare ad una consapevolezza metafonologica, può voler dire qualcosa di diverso in lingue diverse, ok? E questo ci porta ovviamente a chiederci, visto che siamo insegnanti di inglese, con quanta efficacia i nostri bambini, non solo quelli dislessici, siano in grado di discriminare le caratteristiche metafonologiche delle parole che ascoltano in lingua inglese. Per cui effettivamente, vi faccio sentire questa traccia. The thin mother thinks. Ok, in questa frase, the thin mother thinks, ok, la frase è demenziale, ma è stata pensata perché in questa frase si alternano parole nelle quali ci sono due fonemi che nella lingua italiana non ci sono, ok? C'è il fonema interdentale sordo e il fonema interdentale sonoro, entrambi assenti nella lingua italiana. Quindi sostanzialmente un bambino di madrelingua inglese impara naturalmente a discriminare immediatamente le differenze, le sottili differenze che passa tra th e th, che non è una questione oziosa. Esattamente come il tono in cinese cambia completamente il significato della parola, per cui per esempio ma vuol dire mamma, ma se non ricordo male, ma vuol dire qualcosa tipo renna o qualcosa del genere, qua se io dico think oppure se dico then, ok, cioè una piccola differenza anche nella vocale, ho detto due parole completamente diverse, ok? Oppure se io dico three oppure dico free, ho detto due cose completamente diverse. Ok, quindi qui si sommano, e cominciamo a capire un po' il punto, due ordini di problemi. Il primo ordine di problemi è il fatto che noi non siamo allenati, per cui non abbiamo sviluppato in maniera naturale la percezione di alcune caratteristiche proprie della lingua straniera, ed inoltre il bambino con dislessia ha una sua naturale innata difficoltà a fare esattamente questo, a mettere in due cassettini diversi della memoria il suono e il suono z, per esempio, come qualsiasi altro suono della lingua. Qui vi faccio sentire un'altra frase. Austin's ball is full of girls. Ok, questa è una frase che, a parte essere demenziale, è una frase che effettivamente per un italofono può essere molto difficile. È una frase che per un italofono può essere molto, molto difficile. Molto, molto difficile perché, per esempio, io quando ero bambina, nessuno mi aveva insegnato a fare diversamente, per ricordarmi la pronuncia delle parole, scrivevo sotto in matita grosso modo quello che sentivo. In questa frase, Austin's ball is full of girls. Io avrei scritto 4 O. Ok, sostanzialmente, Austin's ball
is full of girls. Sono quattro fonemi diversi, nessuno dei quattro tecnicamente è una O, ok? Però in italiano vengono sostituiti dal normalmente dal fonema più simile, che nel nostro caso è una O, anche perché in inglese ci sono una bellezza di 20 fonemi, noi ne abbiamo 7, per cui alla fine della fiera facciamo con quello che abbiamo. Quindi, ripeto, i due ordini di problemi che si intersecano. Abbiamo una lingua che abbiamo poco allenata, abbiamo una lingua fonologicamente molto più ricca e abbiamo un bambino che già anche nella sua lingua natale fa molta più fatica a discriminare tra loro fonemi che per noi sono comunque simili e a recuperarli e posizionarli nella sua mente. Quindi la vera, diciamo così, il vero punto, a mio avviso, tutto questo per dire che cosa? Che il vero punto, a mio avviso, è il seguente. Una volta che si comprende che la radice linguistica della dislessia, okay, in generale, ma particolarmente per una lingua poco allenata, è la consapevolezza metafonologica, è la capacità di discriminare i vari fonemi e di riconoscerli all'interno delle parole e di recuperarli, quindi metterli ordinatamente in uno scaffale ed essere in grado di recuperarli quando poi effettivamente sono necessari. Una volta compreso questo punto, il vero busillis della personalizzazione nell'intervento quando stiamo insegnando inglese ad un bambino con dislessia è lavorare con maggiore cognizione di causa, con la massima cognizione di causa, sulla consapevolezza metafonologica. Okay? Dovremmo averne conseguenze positive sia per quanto riguarda la sua capacità di leggere e scrivere, okay? Sia anche nella sua comprensione all'ascolto. Quindi questo è un pochino il punto più importante della presentazione di oggi. Se noi vogliamo affrontare la dislessia, dobbiamo fare un passo indietro in quelle che noi riteniamo essere competenze che normalmente si sviluppano alla scuola dell'infanzia, ok? E non importa quale sia l'età del nostro studente, può essere anche uno studente alla scuola media, cercare di fare ordine nel suo scaffale dei suoni e nel suo scaffale delle rappresentazioni fonologiche. Questo è esattamente il punto linguistico della dislessia. Ok, interrompo questa prima parte della condivisione, interrompo un secondo per chiedere se ci sono domande prima di passare alla seconda parte, anche perché siamo stati funestati da un po' di problemini tecnici e non solo. È tutto chiaro questo punto? Sì, tutto ok. Sì, sì, assolutamente sì. Chiaro. Il punto è che immagino, voi mi direte sì, va bene Claudia, parli bene, però effettivamente io dove trovo gli strumenti per lavorare sulla consapevolezza metafonologica in inglese? Perché ad oggi, non so se vogliamo fare un minimo di sondaggio, però ad oggi è piuttosto difficile trovare anche sul mercato degli strumenti che effettivamente consentano di costruire in maniera strutturata questa competenza. Voi lavorate in inglese sulla consapevolezza metafonologica, non dico con i ragazzi con dislessia, ma in generale nella classe, prima di insegnare a leggere e scrivere? È una cosa che fate? No. Ok. E conoscete programmi o metodi per farlo? No, ok, è esattamente il punto. Io mi ripeto per l'ennesima volta, purtroppo i libri di testo espongono immediatamente i bambini alle letterine, ok? Immediatamente, senza fare nessun lavoro preparatorio sulla discriminazione dei diversi fonemi, uno, e due, sulla rappresentazione dei fonemi che i bambini hanno percepito. Perché il discorso della rappresentazione è altrettanto importante del discorso della percezione, perché se anche noi siamo in grado, perché voglio dire, non è un problema solo dei dislessici, se noi siamo in grado anche di percepire effettivamente in un ascolto, sì Federica adesso arrivo infatti al Jolly Phonics, era lì che volevo arrivare, se anche noi riusciamo a percepire in maniera differenziata i due fonemi, poniamo Austin's Bull, ok? Poi abbiamo bisogno però di avere un aiuto nella loro rappresentazione. E la rappresentazione dei fonemi in inglese è il secondo grosso problema metafonologico che abbiamo. Chi mi dice perché?
Perché il problema della rappresentazione del fonema è il secondo grosso problema che abbiamo? Prima discriminarlo oralmente, cioè con l'udito, il secondo rappresentarlo. Perché? Perché in inglese l'alfabeto non si legge come si scrive. Cioè, come... Perché abbiamo in mano uno strumento che non è univoco. Quando noi insegniamo degli italofoni, e noi stessi siamo italofoni, tendiamo a dare per scontato che la rappresentazione grafica abbia effettivamente la stessa efficacia che è in italiano. Lo strumento italiano, effettivamente il nostro alfabeto, le nostre regole di codifica e decodifica, poi l'alfabeto tra noi e l'inglese è lo stesso, in realtà usiamo tutti l'alfabeto latino, questo è un altro modo per confondere le idee nella testa dei bambini, evidentemente. Però il punto è esattamente questo, abbiamo 44 suoni in inglese ma soltanto 26 lettere, per cui evidentemente non ci può essere anche soltanto per questo motivo una corrispondenza biunivoca lettera e suono. Ok, cosa che invece abbiamo in italiano. In italiano noi abbiamo al 98%, mi pare, una corrispondenza univoca tra lettera e suono, per cui ad ogni suono corrisponde una lettera e viceversa. Abbiamo pochissimi digrammi, CH per esempio, o GH, o GN, o GL, veramente pochi. Ma il secondo punto, non meno importante, è che l'italiano è una lingua stabile, ok? Nel quale una A è sempre una A, una E è sempre una E, una I è sempre una I, ok? Da due punti di vista, sia dal punto di vista nel fatto che verranno sempre pronunciate alla stessa maniera, quindi dal punto di vista proprio della percezione, quando io capisco che nella parola mela ci sono due vocali, la vocale E e la vocale A, non importa la parola mela in che posizione sia della frase, ci saranno sempre la vocale E e la vocale A, che vengono dal punto di vista della rappresentazione, rappresentate sempre con quelle due letterine. Ok, quindi due punti. La vocale orale, mea, sarà sempre lì, ok, in modo stabile. Due, viene rappresentata in modo stabile. Questi sono due problemi diversi. Ok. In italiano, invece, in inglese, chiedo scusa, non è così. Non è così perché in inglese abbiamo il fenomeno della degradazione vocalica. Ovvero sia, quando una parola, in primo luogo quando una sillaba, okay, non è sotto accento tonico, la vocale viene rappresentata più corta, più breve e degradata dal punto di vista articolatorio. Per cui sostanzialmente la stessa vocale nella pronuncia forte, diciamo così, può diventare, la vocale nella pronuncia forte, che è una vocale magari definita e lateralizzata, diventa una vocale centrale, una schwa, nella pronuncia debole, sostanzialmente. E questo fenomeno già si vede nelle sillabe lontane dall'accento tonico, ok? E si vede ancora di più se quella parola è lontana dall'accento tonico della frase. Praticamente viene pronunciata in maniera forte soltanto la vocale nella sillaba accentata se quella parola è importante nella frase, ma più ci allontaniamo dall'accento tonico più la pronuncia di quella vocale risulta indistinta e degradata. Okay. Ovviamente questo va a comportare un'ulteriore, diciamo così, differenza tra il codice orale, che non è stabile per il motivo che vengono pronunciate in modo forte soltanto le vocali sotto accento tonico e le altre invece si modificano, spero di essere riuscita a spiegarlo, e il codice scritto nel quale non importa dove sia la parola nella frase, ma si mantiene comunque sia un'identità nella vocale scritta. Ok, per cui effettivamente her, H e R, lo scrivo anche sempre H e R, anche se in quella frase lì non lo pronuncio her, ma lo pronuncio her, quindi con una vocale degradata sostanzialmente. Cinzia, non sto proiettando la presentazione perché quando proietto la presentazione va via il microfono, purtroppo questa sera ho questo problema. Comunque sia, quello che volevo dire è questo, che sostanzialmente abbiamo un problema, due ordini di problemi in inglese, specialmente quando stiamo lavorando con uno studente con dislessia. Abbiamo il problema di una lingua fonologicamente assai complessa,
ok? Nella quale l'ordine scritto e l'ordine, diciamo così, vocale si disgiungono abbastanza spesso, specialmente per quanto riguarda le vocali, ok? La cui pronuncia può variare, ma non varia il discorso scritto, e a questa difficoltà si aggiunge la difficoltà specifica dello studente con dislessia. Ok, per cui evidentemente abbiamo un doppio problema, aggravato dal fatto che oggigiorno effettivamente nei libri di testo è difficile trovare delle sezioni specificatamente dedicate al discorso della dislessia, scusate, al discorso della consapevolezza metafonologica, quindi non c'è effettivamente nessuna preparazione antecedente alla rappresentazione del lessico scritto, della lingua scritta, non c'è nessuna preparazione e non c'è nessun allenamento né all'orecchio né alla rappresentazione. Ok, riprovo adesso ad andare alla seconda parte della presentazione, sperando che non avere più problema con il microfono. Tutto questo problema qua, sostanzialmente, va a impattare non soltanto nella lettoscrittura, ma va a impattare anche nell'apprendimento di parole. Abbiamo visto che sostanzialmente essere privati della possibilità di leggere fluidamente o comunque di leggere dell'esercizio della lettura ci priva della possibilità di essere esposti ad uno splendido strumento di acquisizione linguistica, ma non è soltanto questo. In generale il vocabolario di un bambino con dislessia è sempre e molto spesso più povero rispetto al vocabolario di un bambino senza dislessia, e ci potremmo chiedere perché, visto che stiamo cercando di affrontare un disordine, diciamo così, neurolinguistico legato alla processazione dei fonemi, ci potremmo chiedere: ma perché questo bambino non memorizza le parole? È una domanda legittima. Allora, il punto è cercare di capire come fa il nostro cervello effettivamente a imparare le parole. Tenete conto che l'apprendimento del lessico funziona in maniera simile per tutta la vita. È una di quelle cose che la nostra corteccia fa funzionare sempre più o meno nella stessa maniera. Noi continuiamo a imparare nuove parole fino a tarda età, ok? Il punto è chiedersi come mai questo meccanismo non funzioni nel bambino con dislessia. Adesso io salto questa parte effettivamente e vado direttamente alle cose, diciamo così, più ovvie a mio avviso. Abbiamo detto che un bambino con dislessia fa fatica a percepire con chiarezza, ok, e ricordare con chiarezza tutti i fonemi. Allora io, tutti i fonemi della lingua. E io vi chiedo, effettivamente, se non siamo in grado di riconoscere i fonemi che sono i mattoni di cui sono fatte le parole con grande chiarezza, come facciamo effettivamente a ricordarci un muretto che è fatto di quei mattoni lì? Se il fonema è il mattone che va a costruire questo muro, come faccio nel momento stesso in cui io non riesco ad essere chiaro nella percezione di quel fonema, nel recupero di quel fonema, ad andarmi a ricordare ogni singola parola? In altre parole, se effettivamente nella mia memoria verbale il fonema, i singoli fonemi, no? Perché la lingua è fatta come un puzzle di tante tessere, non sono chiari, sarà come ricordarsi il volto di una ragazza visto in questa maniera qua, piuttosto che in questa maniera qua. Quando noi effettivamente andiamo a presentare non soltanto il testo, ma anche una lista di parole, effettivamente dovremmo fare attenzione a lavorare non soltanto sul lato semantico della parola, tipo pen vuol dire penna, ma anche stare molto attenti che vengano bene identificati i contorni della parola pen, altrimenti avremo un bambino che va a lavorare sempre comunque su immagini sfocate. È assolutamente molto molto importante andare a lavorare su quella rappresentazione qua, la rappresentazione del significante, non soltanto quello del significato. Ok, qui vado
No, vabbè, cerchiamo di farla questa cosa. Questo perché all'interno del nostro cervello, sostanzialmente, noi abbiamo rappresentate le parole in tanti modi diversi. Okay? Questo è un esempio tratto da un esperimento neurolinguistico che è stato fatto sul neurone Jennifer Aniston. Se non parliamo di questo, ma sostanzialmente noi abbiamo per il concetto Jennifer Aniston nel nostro cervello diversi tipi di rappresentazione. No? Abbiamo una rappresentazione visiva di Jennifer Aniston, abbiamo una rappresentazione fonetica di Jennifer Aniston, abbiamo una rappresentazione, dov'è? Guardate la bocca, motoria della parola Jennifer Aniston. Okay? All'interno della nostra mente, sostanzialmente, se noi vogliamo andare a insegnare una parola, noi dobbiamo andare a lavorare sia sul lato semantico, che è quello che normalmente si fa, che noi troviamo nei libri di testo normalmente, sia sul lato fonetico, sia sul lato motorio. Questo è, a mio avviso, esattamente il punto. Perché dobbiamo sapere che più noi riusciamo effettivamente ad essere non solo accurati, ma anche ridondanti nelle varie rappresentazioni di una parola, più effettivamente riusciamo ad aiutare il bambino ad recuperarla. Fate un pochino avanti su questo, volevo diventare pratica. Che cosa vuol dire sostanzialmente? Faccio degli esempi, interrompo la condivisione, e vi faccio degli esempi pratici su quello che intendo dire. Quando andiamo ad insegnare una parola, una cosa molto semplice, tolgo la sfocatura, una cosa molto semplice che possiamo fare, ma molto efficace, è questa, andare a scomporre i suoni di quella parola lì. Non le lettere, ma i suoni. Le lettere, ma i suoni. Questo per esempio è un esempio che mi hanno chiesto recentemente, dicendomi che molti bambini in quella determinata classe facevano fatica a imparare la parola draw. Allora io ho chiesto, ma come facciamo a rappresentare la parola draw? La prima cosa che era stata fatta era stata di scrivere la parola draw. Ora potete immaginare perfettamente che se io vado a scrivere la parola draw a un bambino che ha in mente le regole fonologiche dell'italiano, le regole di codifica dell'italiano, vado a creare una specie di insalata mista. Per cui sostanzialmente che cosa vado effettivamente a leggere? Draw, per esempio? In realtà il primo passo che noi dovremmo fare è sensibilizzare i bambini al percepire la parola draw nei suoi mattoncini fonetici. Ora, credo che siate d'accordo con me sul fatto che i mattoncini fonetici della parola giù sono tre, ok? G, G, R, R, O, O. Succede molto spesso che i bambini facciano fatica a dire giù perché il gruppo DR si impasta insieme. Ma esattamente come quando facciamo una lezione di aerobica, che ne so, facciamo fatica a portare avanti un movimento complesso, una sequenza complessa, ma poi quando il nostro maestro ce la scompone prima e ce la fa fare, imparare un pezzettino per volta e poi la riassembliamo insieme, ci stupiamo dell'essere in grado di fare poi tutta la sequenza corretta. Ok? Per cui la chiave è segmentare e semplificare l'articolazione per poi rimettere il movimento insieme, esattamente come quando facciamo una sequenza difficile in ginnastica. Se ci andiamo a pensare, il movimento articolatorio è effettivamente uno dei movimenti più sottili, più complessi che andiamo a fare con il nostro corpo, sono moltissimi muscoli che si stanno muovendo contemporaneamente. Il punto è capire ogni singolo mattoncino quali muscoli mette in moto e dopodiché ricomporre il movimento. Questo è uno dei punti fondamentali per imparare a pronunciare bene una lingua. Per cui la parola giù è una parola abbastanza antipatica per un italofono, che sia dislessico o meno, perché due di questi suoni, oserei dire tre in realtà, sono suoni estranei al nostro sistema fonologico. Quindi nella nostra consapevolezza di insegnanti sappiamo che dobbiamo fare due cose. Uno, andare a sensibilizzare rispetto alla parola quanti suoni compone. Due, andare ad insegnare in maniera specifica ognuno di quei suoni. Per esempio, il suono G,
il suono G sembra uguale al suono D italiano, cosa che non è. Effettivamente l'articolazione della G inglese è alveolare e non dentale. Questa è una cosa che si può fare benissimo con un bambino, è anche un giochino abbastanza divertente. Si fa sensibilizzazione della bocca, ok? Quindi sostanzialmente ci si guarda la bocca bene e si comincia a dire per esempio la parola D come la diciamo in italiano, cercando di fare attenzione a dove mettiamo la lingua. Se io dico dado, dado, da, da, potete percepire voi stessi e vedere anche nella mia bocca che la lingua sporge qua perché va a toccare i denti. D, d, d. Non sporge effettivamente, ma si vede. D, d, d. Ok. Questo perché in italiano l'articolazione della D è dentale. D, d. La lingua interagisce con i denti. Nel momento stesso in cui io effettivamente non volessi pronunciare la G italiana ma la G inglese, la mia pronuncia cambia perché la lingua non interagisce più con i denti ma con quelle strutture dure che sono dietro i denti che si chiamano alveoli. Anche guardandomi in faccia, se io dico dice, 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 non vedete più la lingua perché la lingua si è fermata dietro i denti. Quindi il primo esercizio che potrei fare al mio bambino è effettivamente la sensibilizzazione del movimento che fa quando pronuncia G, G. D, d, e fargli percepire la differenza tra d, d, dado, dado e d, 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 dice. Quando effettivamente siamo riusciti a percepire, a fare questa prima sequenza del nostro movimento, mettiamo una crocetta se vogliamo, o facciamo qualche cosa, mettiamo, attacchiamo un bollino, facciamo qualche cosa di simile, sulla prima casella della nostra, del nostro sound map, perché questo qua è un mappatore di suono sostanzialmente. La seconda, il secondo suono, okay, il secondo suono è anche un suono che in italiano non esiste. Accidenti, è uno di quei suoni che ci confonde di più, esattamente come la D, perché la rappresentiamo con la stessa letterina, ma il suono della R inglese e della R italiana è completamente diverso. Anche qua, la prima cosa che dobbiamo fare è sensibilizzare la bocca del bambino, sensibilizzare la percezione del bambino. Per cui sostanzialmente, anziché dire rrr come rosso, cerchiamo di capire, no, cosa succede alla nostra lingua quando diciamo rosso. Si agita tutta la lingua come un uccellino in gabbia. Ok, in inglese la cosa è completamente diversa. In inglese facciamo un esercizio diverso e cerchiamo, visto che non è come nel caso della D visualizzabile, tutto succede nella caverna, nella casetta interna della bocca, dobbiamo cercare di rappresentarlo in modo diverso. Per esempio, potremmo fare così. Ok, questa rappresenta la nostra lingua, per farlo potremmo fare così. Ok? Vedete bene che quando io allungo il ditino tiro fuori la lingua per quei bambini con me. In modo tale da capire che cercherò di fare nella mia bocca con la lingua quello che fanno questi due ditini. La lingua che cosa fa? Va su come un uncino, sale. È dietro i denti perché non la posso vedere. Devo cercare di capirlo guardando semplicemente il disegno che fa il mio dito. Fa così, si alza sotto il palato è quella volta fatta, quel soffitto fatto a volta che ho dietro gli alveoli, nella parte alta della bocca, grosso modo è a quella, in quella zona lì che si alza la mia lingua come un uncino, come se ci dovesse appendere qualche cosa, e con la bocca molle faccio uscire l'aria dai lati. Dalla bocca non si vede niente, non si vede la lingua perché è dietro i denti, nascosta sotto la volta del palato, però è l'aria che esce senza far muovere la lingua, per cui possiamo sentire molto bene la differenza tra rosso, rosso, rosso e red, red, draw, draw. Ok. E così abbiamo messo, una volta che ci siamo arrivati, la seconda crocetta. La terza è una vocale lunga, questa è particolarmente complessa, per cui la taglio un pochino qua, è sostanzialmente una vocale lunga dove la bocca ha due posizioni, ok? Come se fosse una specie di dittongo, però un dittongo è un po' sfumato, infatti effettivamente tutte le vocali inglesi sono più sfumate delle nostre, più lateralizzate, meno lateralizzate delle nostre, più centrali. Potrei rappresentare questo arrotondamento come una O, che si sposta verso una U. Draw, draw, draw.
il fatto che lo rappresento con le mani mi dà sia la possibilità di far percepire che è un suono lungo, perché il movimento delle mani prende tempo e, diciamo così, modella la mia pronuncia per durare di più, sia il fatto che il movimento delle mani suggerisce alla bocca il fatto che deve andare a prendere due posizioni e non una soltanto, perché effettivamente è un dittongo. Giù. Prima c'è una posizione di maggiore apertura e poi una posizione di maggiore chiusura. Giù. Allora voi mi chiederete, ma secondo te Claudia, io devo fare tutto questo cinema ogni volta che insegno una parola? Allora la risposta è sì e no. Ovviamente non potete fare tutto questo cinema ogni volta che insegnate una parola. Farete questo cinema, tra virgolette, ogni volta che voi riterrete effettivamente che quella parola, per essere acquisita, debba essere scomposta. Però tutto questo cinema sostanzialmente a che cosa serve? Serve per andare a creare all'interno del cervello del bambino, e particolarmente del bambino dislessico, ma in realtà funziona con tutti quanti, delle rappresentazioni più accurate possibile dei suoni, dei mattoncini che vanno a costituire ogni singolo muretto. Ogni singolo muretto, ogni singola parola costituito da diversi mattoncini. Se io prima di incontrare le parole vado a rappresentarmi con chiarezza il suono che, ripeto, ha una come possiamo dire, componente acustica e una componente motoria. La componente acustica e la componente motoria sono strettamente legate, come se io nella mia testa avessi la scheda di un computer, immaginate una scheda grafica, una scheda audio, che in qualche maniera sono legate l'un l'altro, in qualche maniera si specchiano l'uno nell'altro, e particolarmente nei bambini che fanno fatica nella percezione e nella codificazione, nell'ordinamento di queste rappresentazioni, dare rappresentazioni ridondanti, dare rappresentazioni eccessive, dare delle rappresentazioni particolarmente chiare è importante, perché gli altri bambini in qualche maniera imparano anche implicitamente, imparano anche incidentalmente, imparano anche senza una spiegazione strutturata. Ma se io ho davanti a me un bambino che fa fatica effettivamente, non posso lavorare solo ed esclusivamente sulla componente semantica e dirgli: amore mio, giù vuol dire disegnare, perché il bambino non è scemo, capisce perfettamente che giù vuol dire disegnare, ma non è lì che cade, non è nell'attribuzione del significato che cade, ma nella chiarezza con cui si rappresenta la forma fonetica della parola, la forma acustica della parola, la forma motoria della parola, e con la ridondanza che lo aiuta poi ad andarsela a recuperare. Perché non soltanto la percezione è un problema, ma anche il recupero delle informazioni linguistiche è un problema se tu hai una dislessia. Quindi anche andare a creare degli episodi, perché queste sono memorie episodiche, attorno a punti di particolare difficoltà, effettivamente può fare la differenza poi nell'aiutare il bambino a ricordare e a rappresentarsi bene le parole. Se mi chiedete, Claudia, ma tutto questo cinema per tutte queste parole è troppo? E io vi rispondo che questo cinema non lo dovete assolutamente fare con tutte le parole. Sicuramente ha senso mettersi a lavorare in questa maniera sulle parole di difficoltà, ma ricordatevi che i fonemi veramente problematici, i fonemi difficili per il bambino italiano, ok, che sia dislessico o meno, sono in realtà veramente pochi. Ok? Parliamo grosso modo di 9 fonemi consonantici che sono presenti nell'inglese ma assenti in italiano. Il nostro lavoro di, come possiamo dire, particolare analisi, particolare diciamo così ridondanza, lo dovremo fare non nei confronti di fonemi che esistono in italiano come il fonema s o il fonema f, che sono sostanzialmente identici. Non è necessario, perché un bambino italofono quei fonemi li ha acquisiti, ok? Noi andremo a fare un lavoro di analisi motoria e acustica e ridondanza, diciamo così, nella rappresentazione soltanto per quei 9 fonemi consonantici che sono presenti in italiano, nell'inglese, ma in italiano no. Per quanto riguarda le vocali, la situazione è leggermente più complicata, perché effettivamente noi in italiano abbiamo 7 fonemi vocalici a fronte dei 20 fonemi vocalici dell'inglese. Ma anche qua effettivamente possiamo fare un lavoro di analisi che ci permette di capire che questo lavoro
è rappresentabilissimo e si può tranquillamente fare. Perché? Perché effettivamente di questi 20 fonemi, 8 sono dittonghi. Dire che una parola è un dittongo, che un fonema è un dittongo, vuol dire che è composto da due suoni distinti, due suoni dei quali almeno uno è già presente. Per cui sostanzialmente non andiamo a, come possiamo dire, insegnare nuove posizioni della bocca, dobbiamo soltanto mettere insieme due cose che ci sono. Ok. In realtà il numero di fonemi tra vocalici e consonantici che noi andremo ad insegnare per un bambino italofono sono 16, quindi non sono tantissimi. Sono quelli che effettivamente possono fare la differenza perché possono essere confusi oppure sostituiti. Ok, questo è un po' il punto più importante di quello che volevo spiegare oggi. La presentazione poi era lunga, andava su altre cose, ma secondo me è più interessante se passiamo alle domande e alle risposte. Un attimo che interrompo la condivisione, così eventualmente mi potete vedere meglio. Elisa ha alzato la mano, in realtà io poi volevo rispondere anche alle domande che ho visto in chat per quanto riguarda il Jolly Phonics, però cominciamo da Elisa e poi parliamo anche di questo. Elisa, scusate, buonasera, volevo chiedere una questione di età, nel senso che io sono insegnante in 5 classi della scuola primaria di inglese e sto iniziando effettivamente in qualche modo a fare un lavoro su questa consapevolezza fonologica, diciamo, dei suoni, della distinzione dei suoni, ma ecco, soprattutto per quanto riguarda le consonanti, perché ho anche appeso comunque dei poster e ho lavorato sul Sound Monster che si mangia i suoni delle parole. I bambini devono scoprire qual è il suono che viene mangiato e indicano le varie consonanti. Io poi lì faccio delle specifiche, per esempio TH, io parlo di lingua tra i denti o cose del genere, quindi ci sono comunque delle cose diverse rispetto all'italiano. Però mi chiedo, dato che la mia collega che fa poi italiano fa un po' lo stesso lavoro anche in italiano e quasi la maggioranza della classe va dal logopedista, comunque hanno già abbastanza problemi insomma su questo aspetto, mi chiedo come farlo e quando farlo questo lavoro, se sia il caso di iniziarlo in prima o se è il caso, forse probabilmente mi sto anche ponendo adesso questi problemi, magari in seconda, perché soprattutto per il lavoro contemporaneo che fanno nella loro lingua madre e non vorrei che si creasse una confusione generale, insomma. È una bellissima domanda, grazie di avermela fatta perché mi dà la possibilità di introdurre un concetto fondamentale. Allora, Elisa, assolutamente non abbia paura, nel senso che la consapevolezza metafonologica, cioè la percezione dei suoni, è una classica competenza con transfer positivo, ovvero sia se noi anche la facessimo contemporaneamente di 10 lingue, ok, andrebbe soltanto ad arricchire il nostro repertorio di consapevolezza e ogni singola, diciamo così, ogni singolo chiarimento di un fonema anche non appartenente alla nostra lingua va a definire meglio la nostra competenza e quindi ad arricchire il nostro repertorio, il che si riflette positivamente anche sulle altre lingue. Perché? Perché se io imparo, che ne so, il suono s, che in italiano non c'è. Ok, Erika, un secondo, perché lo spelling è un'altra questione. Ecco, ci tengo a dire, qui sto parlando di esercizio orale, ok? Orale. Non sto parlando di esercizio scritto. La cosa che è assolutamente fondamentale da capire è che l'esercizio orale e l'esercizio scritto sono due cose diverse. Una cosa è la percezione dei fonemi, la discriminazione dei fonemi, la rappresentazione dei fonemi tramite, diciamo così, degli strumenti che non siano le letterine e si possono usare, poi ve ne suggerisco qualcuno. L'altra questione invece è la codifica e decodifica, ovvero sì, la simbolizzazione di quei fonemi tramite le lettere. Allora, se la domanda di Elisa riguardava il fatto di esporre i bambini ai suoni dell'inglese e fare dei lavori strutturati sui suoni dell'inglese, un po' come abbiamo fatto qua con le crocette, la risposta è potete farlo da subito, potete farlo, anzi più lo fate anche in inglese, più aiutate i bambini che vanno dal logopedista a percepire meglio anche l'italiano, perché sostanzialmente state dando a quel cervello una mappa
più dettagliata. È come se voi passaste da una mappa turistica di una città dove ci sono soltanto le due strade principali ad una mappa più dettagliata, nella quale è più facile andare a trovare, che ne so, il lattaio piuttosto che il supermercato. Una mappa più precisa nella quale il cervello riesce a muoversi meglio. Okay? Quindi la consapevolezza metafonologica e l'esercizio strutturato sulla materia orale della lingua, che sono i fonemi, non può indurre in sé confusione. Ovviamente dando per scontato che voi vi parliate tra di voi, abbiate un metodo simile, in modo tale da non confondere i bambini metodologicamente. Però ecco, quello no. Se invece la domanda era inerente al fatto che sono s, lo trascrivo col TH, allora sarei la prima a dire no, aspettate, non fatelo in prima elementare, aspettate che i bambini siano almeno in seconda elementare, perché, o perlomeno al secondo quadrimestre della prima elementare, perché è prioritario, per una serie di motivi, che imparino prima le regole di decodifica, codifica e decodifica della lingua madre. E poi successivamente, senza andare a fare una sovrapposizione, imparino le regole di codifica e decodifica della seconda lingua. E che ne imparino in maniera esplicitamente parallele diversa, ok? Esplicitamente parallele diverse, in modo tale che i bambini non abbiano la tentazione di leggere Friends, che è quello che poi succede, ovvero sia applicare le regole di decodifica dell'italiano alla lingua inglese. Quindi, per riassumere, ho fatto un po' di pasticcio. Benissimo l'esercizio orale, se non conosco questo esercizio del morto, non so se è una cosa, se è un metodo oppure una cosa che vi siete inventate voi nella vostra classe. Benissimo l'esercizio giocoso per far esercitare i fonemi, discriminare i fonemi tra di loro, fantastico. No alla rappresentazione tramite le letterine, quando nel contempo stiamo insegnando la codifica e decodifica italiana. I fonemi possono essere rappresentate in molte maniere, non solo ed esclusivamente tramite la letterina, che è un pochino il busillis della nostra proposta. Per esempio, il suono TH può essere rappresentato con un TPR. Normalmente noi facciamo così, mettiamo il ditino davanti alla bocca in modo tale che la lingua, uscendo appena appena dai denti, infatti non è qua, è qua il dito, tocchi leccandolo il ditino e così arriva alla posizione. E questo è il TPR e poi diciamo se è sordo, oppure ci mettiamo la manina davanti al collo e diciamo se è sonoro, percependo la vibrazione. Questo è una, come possiamo dire, un'istruzione esplicita al nostro sistema articolatorio, che poi diventa anche una maniera per rappresentare il fonema stesso. Per cui se il bambino poi dice de anziché the, oppure dice mother anziché dire mother, voi ricordate al bambino semplicemente che cosa deve fare utilizzando come un TPR l'istruzione. Il TPR che ci ricorda il fonema z è questo. O, che ne so, il TPR che rappresenta la R in inglese è questo, perché noi gli abbiamo insegnato esplicitamente a posizionare, scusate, non questo, ma questo, ha rappresentato esplicitamente a rappresentare la lingua. E questa è la posizione che abbiamo imparato a dare alla lingua. Utilizziamo poi come TPR, come ancora, perché poi la rappresentazione che cos'è? Un'ancora per la memoria, non è nient'altro. Noi utilizziamo la lettera R, ma possiamo tranquillamente utilizzare questo simbolo, che è il simbolo che dà l'istruzione al nostro sistema motorio. Per cui ogni volta che il bambino dice, che ne so, red, noi gli ricordiamo tramite questo simbolo che cosa effettivamente deve fare la sua lingua. Ok? O che ne so, se il bambino dice cat, con la E anziché con la A, come succede molto spesso, noi gli ricordiamo che gli abbiamo ben insegnato che non si dice cat, ma si dice cat. E come facciamo a ricordargli questa cosa? Come abbiamo fatto a rappresentare questo suono A, la breve inglese, se non abbiamo utilizzato la lettera A? Beh, potremmo utilizzare, quello che utilizziamo noi è questo. È la A dell'alfabeto muto, per cui magari qualcuno di voi la conosce già, i bambini la conoscono già, ma soprattutto è un'istruzione al nostro sistema motorio, al sistema articolatorio, perché ci ricorda l'apertura perfetta della bocca per pronunciare esattamente quel suono lì, perché non è A aperta, come si dice a Milano, ma
queste due dita, come un goniometro, ci obbligano a dare la giusta apertura alla bocca, per cui fatta, apple, fatta, apple, non cat, ok? Non cat, cat, e così via. Sostanzialmente la nostra proposta è trovare un tipo di rappresentazione, ok, alternativa alle lettere, che sia contemporaneamente un'ancora della memoria e quindi una rappresentazione e anche un'istruzione al sistema fonologico. E fa parte ovviamente di quella ridondanza che aiuta un po' tutti, ma particolarmente chi è in difficoltà. Ok, ho super risposto, però spero di essere stato utile. Ok, c'era poi una domanda prima sul Jolly Phonics, sbaglio? Ricordo bene? Adesso non so. Nel frattempo rispondo a Sabina, no, non rilasciamo attestati per i webinar. Ok, se non, diceva Erika, perché si insiste ad insegnare l'alfabeto e lo spelling? Allora, in realtà l'alfabeto e lo spelling sono molto, 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 molto utili, evidentemente, nel senso che poi questo è effettivamente il nostro codice di rappresentazione con cui poi un domani andremo a fare la lettura e la scrittura. E come ho detto prima, è assolutamente fondamentale, fondamentale dare a questi bambini, incluso i bambini dislessici, degli strumenti per leggere, perché la lettura è lo strumento forse, diciamo così, ideale, se non si ha la possibilità di avere un amico che parla inglese, per acquisire la lingua, per fare non lavoro di apprendimento ma di acquisizione linguistica. Il punto non è non insegnare l'alfabeto e lo spelling, ma arrivare all'alfabeto e allo spelling dopo che i bambini hanno acquisito i suoni, e per acquisito i suoni non vuol dire solo che li hanno sentiti, ma che hanno effettivamente interiorizzato il suono sia nella loro componente acustica che nella loro componente motoria. Ok, quindi sono in grado di fare buona listening comprehension e buona produzione, che poi è un pochino l'obiettivo delle scuole primarie, sinceramente. Possiamo arrivare, secondo me, a fare, diciamo così, a insegnare le lettere dopo che abbiamo fatto questo lavoro ben strutturato di consapevolezza metafonologica. Una cosa altrettanto importante e fondamentale, se non che fare con degli studenti con dislessia, è farlo in maniera strutturata, non diciamo così, sperando che con la memoria visiva riescano effettivamente a districarsi da soli, perché noi cosa stiamo facendo sostanzialmente? Noi stiamo associando il suono friend alla parola scritta friend e speriamo che con la loro buona memoria, avendola visto tante volte, effettivamente siano in grado di collegare l'immagine della parola scritta e l'immagine acustica della parola senza fare il lavoro intermedio. Ma questo, che risulta normalmente un lavoro che un bambino che non ha dislessia riesce a fare, spero di essere riuscita a spiegare perché è difficile per un lavoro per un bambino con dislessia. Ora, la buona notizia, ed era dove volevo arrivare all'inizio, è che esiste assolutamente, ed esiste da oltre un secolo, un ottimo modo per insegnare ai bambini a connettere la... ok, Erika, arrivo subito. Una maniera per arrivare, aiutare un bambino italofono, anche comunque un bambino che ha difficoltà a rappresentare tramite le lettere la complessità del suono inglese. Questo metodo si chiama Horton-Gillingham, ok? Esiste da un secolo, grosso modo. Il Jolly Phonics è una delle, come possiamo dire, derivazioni di questo metodo, anzi di questa metodologia. La cosa assolutamente meravigliosa è che queste due persone che l'hanno creato, che erano un neurologo e un insegnante, lo hanno messo a disposizione di tutti. Il metodo è open source. Ok, tutti i metodi commerciali che noi conosciamo, i Floppy Phonics, i Jolly Phonics, eccetera, sono delle metodologie che poi a cui hanno dato poi un nome commerciale, sono state registrate come metodologie commerciali, che sono state create sulla base delle raccomandazioni fatte da questo neurologo, da questo insegnante, sostanzialmente oltre 100 anni fa. E forse avete visto in altre mie presentazioni, non era l'argomento di quella di oggi, però è una cosa che piace sempre tantissimo, le parole, che ne so, consonante, vocale, consonante, ok? Se sono sostanzialmente degli schemi, dei pattern di lessico che permettono di prevedere la lettura della vocale. Lettura della vocale che, come ho detto, è esattamente il busillis difficile dell'inglese. Quando io ho un pattern di questo genere qua, io so precisamente
come andrò a leggere questa vocale. Ora, il metodo sostanzialmente va a codificare 6 tipologie di sillabe, e una volta imparate queste 6 tipologie di sillabe, questa qua è soltanto la prima della sillabe, la più semplice, effettivamente io sono in grado di prevedere la lettura della vocale, ossia prevedere la lettura della parola, perché poi è lì che casca l'asino, le consonanti hanno una lettura stabile, dell'85% della parola inglese. Quindi il punto è non insegnare leggere a scrivere, non è quello che non dobbiamo insegnargli a leggere e scrivere, dobbiamo in primo luogo insegnare a leggere e scrivere quando i bambini sono arrivati in inglese, lo stesso punto nel quale sono in grado di assegnare in maniera univoca il suono e la lettera, ok? Suono e lettera, io percepisco chiaramente il suono, ci affibbio la lettera. Quando arriviamo a questo, effettivamente, noi possiamo cominciare a insegnare a leggere e scrivere, quello che facciamo anche in italiano. Nessuno di noi, voglio sperare, va a insegnare a leggere in italiano a un bambino di 2 anni, ok? Aspettiamo che la lingua sia acquisita, almeno oralmente. Non abbiamo bisogno che l'inglese sia acquisito per cominciare a leggere e scrivere, altrimenti gli cominciamo a insegnare a leggere e scrivere a 18 anni, cosa che non possiamo fare. Però dobbiamo essere almeno sicuri che i 44 fonemi, 44 suoni dell'inglese siano stati interiorizzati. Li dobbiamo insegnare tutti i 44? Assolutamente no. Li dobbiamo insegnare soltanto quei suoni dell'inglese che in italiano non ci sono. Ok, quando i bambini hanno tutta la banca fonetica pronta, allora cominciamo con un metodo strutturato, che è esattamente quello che andiamo poi a presentare nel corso, a imparare le varie sillabe dell'inglese, ok? E a capire come funziona la lettura della vocale, ok? Una volta che i bambini hanno imparato a prevedere la lettura della vocale, sono assolutamente in grado di leggere l'85% delle parole inglese che sono le parole regolari. Poi chiaramente esiste un 15% di parole stranocchie, senza dubbio, però volete mettere la differenza tra tirare i bussolotti e ogni volta indovinare, dirò Mac, dirò Make, dirò Mike, oppure avere delle regole con la stessa, diciamo così, credibilità di C più H più I uguale chi. Perché effettivamente molte di queste regole, questa qua è una regola che effettivamente ha 6 o 7 eccezioni in tutta la lingua inglese, ma sostanzialmente funziona sempre. Quando io ho una vocale compresa tra 2 consonanti, ha sempre il suono breve, sempre. Quando invece ho uno schema come questo, cioè consonante, vocale, consonante più E, ha sempre il suono lungo, sempre. Per cui non devo avere effettivamente delle grandi domande, lo leggo sempre in maniera affidabile. E Jolly Phonics riprende esattamente questa metodologia. Non apprezzo particolarmente Jolly Phonics per il fatto che la sua insegnamento multisensoriale non ha a che fare con la bocca, non ha a che fare con l'apparato fonatorio. Per esempio la A di Ant, che è la stessa A che ho rappresentato così, la rappresenta così, perché sono le ants on my arm, le formiche sulla mia mano, che è molto simpatico, però effettivamente non dà nessuna istruzione dove il bambino dislessico ne ha più bisogno, quindi a livello di rappresentazione anche motoria della parola, oltre che acustica. L'anno scorso, con alcuni ragazzi che dovevano recuperare dei test, ho provato ad utilizzare un modello di articolazione del linguaggio che per qualche tempo è stato gratuito, insomma faceva proprio vedere come veniva articolato il suono attraverso il movimento della bocca e della lingua. Però purtroppo ovviamente la prova gratuita durava poco, poi ho ho terminato il contratto in quella scuola e quindi però tra le varie cose ci sarebbero anche questi, o meglio io ho riscontrato e profitto nel mostrare ai ragazzi proprio come venisse articolato il suono attraverso questo modello e su YouTube ci dovrebbero essere anche dei video che sostituiscono un po' il programma, che ovviamente non è gratuito per sempre, o comunque si potrebbe fare un piccolo... Si chiama questo programma? Ecco, appunto, io ho premuto su alza la mano perché era un... dunque, adesso lo ricerco e magari lo linko, ok, nella chat. Bene, grazie mille. Comunque, il punto è questo, su YouTube si trovano veramente tantissimi video di pronuncia. Il fatto è che non è così
ovvio vedere il video di un madrelingua che pronuncia e noi rappresentarci in maniera, noi essere in grado di riprodurlo. Okay? Io credo, se posso dare un consiglio, che una delle cose più utili che possiamo fare, anche abbastanza ludico e divertente con i bambini, è in primo luogo la sensibilizzazione della bocca. Cioè, grazie al cielo abbiamo più le mascherine. Vogliamo controllare che cosa abbiamo nella nostra bocca, sostanzialmente. Ci laviamo le manine, perché magari tocchiamo il dentino o qualche cosa, e esploriamo come siamo fatti, perché sostanzialmente sensibilizzarsi a come vengono prodotti i suoni linguistici va a creare, illuminare nel cervello la consapevolezza, no? Di che cosa sta funzionando e di quale suono produciamo quando facciamo quel movimento lì. È quello che dicevo prima, questa è la consapevolezza metafonologica prima, perché nella lingua, in una lingua che esercitiamo non c'è bisogno di fare tutto questo lavoro, ma in una lingua che esercitiamo poco è un lavoro invece molto utile. Per cui, per esempio, abbiamo la lingua, ok, la lingua interagisce con vari punti della nostra bocca in maniera diversa a seconda del suono che facciamo. Vediamo di capire quali sono i punti, non sono tantissimi, che noi utilizziamo per produrre il suono. Allora, primo, il più visibile, sono le labbra. Cioè, non a caso, la prima parola che diciamo è mamma. E in tutte le lingue più o meno diciamo mamma e papà, grosso modo, perché sono due consonanti labiali ed è molto facile percepire, sono i primi fonemi in tutte le civiltà umane, perché sono i primi visibili. Il bambino tramite neuroni a specchio impara guardando che cosa fa la mamma e riproduce per imitazione con i neuroni a specchio in maniera anche automatica, quindi non sempre ci vogliono chiamare, ma in maniera anche automatica, quello che vede fare. Per cui, prima cosa, le labbra, i p, b, possiamo rappresentarle per esempio in questo modo qua. La differenza tra P e B sta nel fatto che quando dico P non vibrano le corde vocali. Ce ne accorgiamo mettendo le manine davanti al collo, ok? Per cui quando dico B di Bologna, B, 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 dovrei sentire una vibrazione delle corde vocali. B, B, B. Quando invece dico P di Palermo, non sento vibrare niente. Poi successivamente abbiamo quei suoni che produciamo facendo lavorare insieme i denti con il labbro. Per esempio, ci accorgiamo, no, che ci sentiamo un solletichino qua che interagiscono i nostri denti con il nostro labbro ed esce un venticello. È molto importante perché in prima elementare, anche in italiano, nei miei bambini che confondono la F con la S. Allora, la S, per esempio, dentale, non c'è lavoro sul labbro, invece la F interagisce col labbro. Ora, sostanzialmente, capisco, uno dice, ma questo è il lavoro del logopedista, ma quanto ci mette una maestra effettivamente a far capire ai bambini cosa stanno facendo quando dicono e quando dicono S? Avremo molto, molto meno, molti meno bambini che confondono three con free, perché three, sì, noi tocchiamo il ditino, tocca effettivamente, la lingua tocca il ditino. Abbiamo una posizione interdentale, mentre con abbiamo una frizione sul labbro. Questo non c'è bisogno di essere logopedisti, basta essere un insegnante d'inglese che vuole effettivamente portare i bambini a pronunciare correttamente three, ed è diverso da free. E come Erika mi chiede, cosa facciamo con tree? Tree è un'altra di quelle un pochino da studiare, perché la T italiana, l'abbiamo vista prima, è sui denti. Io dico tavolo, però in effetti non dico tree. Tree. Se io rappresento la T come la lettera T, il bambino è autorizzato a dire tree, perché effettivamente ha imparato che quando vedo il simbolo della T fatto così, io devo fare questo. Ma in inglese no, la mia lingua batte sugli alveoli qua sotto, per cui sostanzialmente io dico per fare tree. Io consiglierei, visto che Erika ha fatto la domanda, di fare lo stesso schema di prima. Mappiamo il suono, perché è un suono complicato, non è un suono facile. È un suono dove ho prima una dentale, anzi non una dentale, chiedo scusa, un alveare, e sento la lingua che batte in alto,
solo il violo così. Io ho visto una maestra che faceva questo suono per far capire cosa faceva la lingua quando tocca l'alveolo. Fate sentire, va verso l'alto, tocca il soffitto. Quando ci siamo, passiamo alla R. R, R, R. E per finire abbiamo la I, che possiamo rappresentare con un sorriso. I, I, I. È inutile che ci metto una E. Se ci metto una E, il bambino elementare legge E. Io prima di andargli a spiegare tutte le regole per cui la E si legge I, e ci sono delle regole perché mi dicono con sicurezza quando la E si legge I, ma prima di questo devo essere sicura che percepisca bene il suono. I, I. Per cui questa è la maniera per aiutare il bambino a dire tree. Ok? Tree, tree e tree. Okay. Ok, quindi sostanzialmente, oggi sono andata con questo problema del microfono a fare una presentazione completamente diversa da quello che volevo fare, ma quello che volevo dire è che se abbiamo dei ragazzi con dislessia, anziché andarci a pegolare in una serie di discorsi complessi, anziché dire vabbè ma non importa, facciamola, noi lo esoneriamo dalla scrittura e gli insegniamo tramite la sintesi vocale, eccetera, ma noi prima dobbiamo andare a scomporre il problema, a andare indietro a cercare il problema. Il problema è la percezione, la discriminazione, la rappresentazione del suono. Del suono precisamente, ok? Quindi sostanzialmente noi dovremo andare ad analizzare quali sono i suoni problematici, ok? E lavorare esattamente sul suono. Quando siamo assolutamente sicuri che i suoni ci siano, e ci vorrà un po' di tempo, io penso che questo potrebbe essere il lavoro della prima elementare, cioè noi possiamo dare l'inglese orale e nel frattempo lavorare sulla consapevolezza e rappresentazione fonologica tramite simboli o tramite TPR. E quando poi il bambino ha acquisito l'italiano e ha acquisito oralmente l'inglese, ha acquisito la lettoscrittura italiana e ha acquisito oralmente i suoni dell'inglese, possiamo andare con una metodologia come quella che descrivevo prima e che ovviamente porteremo nel corso, a insegnare step by step come avviene la codifica dell'inglese, cioè come l'inglese, in maniera differente dall'italiano, simboleggia quei suoni in maniera strutturata, un pezzettino per volta, come fanno gli inglesi che sono madrelingua, sostanzialmente.